E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, sono qui su Rust, un gioco di sopravvivenza, bello nuovo di pacca, è uscito adesso e diciamo è veramente molto interessante perché c'è un sistema di crafting che vi farò vedere, anzi vi faremo vedere perché ragazzi, in anteprima assoluta sono qui con Mr. Derlick. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Grandissimo, se ne vedranno delle belle, Diciamo che per adesso ci siamo dati, insomma, come incontro, stiamo cercando di seguire una strada per orientarci in questo mondo così terribilmente vasto. E per adesso quindi ragazzi vi direi... è tutto perché sto cercando di incontrarmi con Mr. Derlick e vediamo cosa succede e come andrà a finire. Eccoci qua amici, siamo finalmente arrivati, dunque adesso seguiremo la strada per cercarci un attimino. Speriamo, io sinceramente la sto seguendo da un bel po', soltanto che allora, non io vedo adesso assolutamente niente. Qui vedo delle costruzioni. C'è una casa. C'è una casa qui e dei container in lontananza, però c'è una casa abbandonata, ma io non voglio fare niente tranne per il fatto che, attenzione, vedo uno zombie, forse, no. Bellissimo tra l'altro. Salta, vuoi vedere, sei tu quello lì, quel puntino lì, l'ho trovato, eccolo amico. Perfetto, ciao. È lui, ciao! Oh mio Dio, che ma sei orribile! Sei denutrito! Benissimo. Mr. Derlick, senza offesa, sei denutrito! Sì, no, ma tra l'altro io spererei che un giorno mettano la possibilità di mettere i capelli, non lo so, genere. Allora, io purtroppo non ho nemmeno le immagini molto fluide, ma questo è un gioco che deve essere ancora molto ottimizzato e poi sapete che il mio computer purtroppo alpha. non è dei migliori. Sì. Allora, cominciamo con lo spiegare un pochino in cosa consiste il gioco. Assolutamente sì. Io direi iniziamo con l'inventario, se sei d'accordo. Quindi col tasto tab lo mettiamo subito. E vediamo subito, praticamente, diviso in tre sezioni, insomma. Praticamente l'armor che è destinata a quello che è l'equipaggiamento che indossi, vestiti, quindi cappelli, maglie, camicie, quello che staranno, pantaloni e scarpe. E poi c'è l'inventario che possiamo utilizzare alla fine per... diciamo come zaino, insomma, portarci dietro, esatto. E dall'1 al 5, 1 al 6, scusate, una barra veloce, insomma, per l'utilizzo delle cose. E poi c'è la cosa più interessante qui sulla destra, è il sistema di crafting. Questo crafting è veramente, veramente particolare. Ti lascio a te, se vuoi spiegare per favore sul lato destro che cosa sono quelle cose. Allora, come vedete in basso a destra abbiamo un'altra tipologia di interfaccia dove abbiamo la salute, ovviamente, che è la barra verde, che al momento è al massimo. Subito sotto abbiamo il cibo perché, come sapete, ogni buon survival ha necessità anche di un valore che è quello del cibo. Assolutamente. Che andrà diminuendo dopo un tot tempo e anche in base anche alla fatica che qualcuno si mette a correre, se ci si salta, insomma, in base alle cose che si fanno. Ancora sotto c'è un altro valore che è quello delle radiazioni, perché è un'ambientazione praticamente post-apocalittica, sì, per cui i centri abitati, le zone ovviamente quelle più interessanti sono tutte radioattive e infatti ci sarà la possibilità di andare in giro cercando delle tute, dei vestiti, degli abiti antiradiazioni per limitare i danni appunto di queste radiazioni. Infatti. E scommetto che le cose più interessanti saranno dove ci sono tantissime radiazioni. Me lo sento proprio così, sono quasi sicuro che sarà così. Quindi ragazzi, siamo allora in un server PvP, giusto. Quindi dobbiamo stare attenti, molto probabilmente potremo fare anche una brutta fine, insomma non si sa come andrà, quindi dobbiamo stare molto attenti e andare avanti. Le prime cose, insomma, da fare sono quelle sicuramente di trovare del cibo, perché se no non abbiamo la forza di fare niente. Perché premetto questo, quando usate anche questo, sembriamo due uomini di Neanderthal, sì, proprio due trogloditi. Praticamente a ogni colpo che date e la corsa che utilizzate, questo va a diminuire il food, praticamente la vostra, diciamo così, resistenza, la vostra forza che vi dà la possibilità di, se finisce, insomma, poi morirete in modo inesorabile. Direi andiamo subito a cercare del cibo. Guarda, qua c'è già una scrofa in calore. No, non lo fermo, è un orso, mister Del, dove cazzo vai? È un orso. Oh mio Dio. Ah, no, sì,
Aspetta che c'è del legno qui, così facciamo vedere. È molto importante il legno perché dobbiamo assolutamente Succede. Che succede? Non ti si sente più. Un secondo, ho problemi con l'audio, fermatevi un attimino. Ah, ok, okay. Ed eccoci, quindi allora, praticamente benissimo qua con questa legna praticamente, che è possibile con il nostro esatto sasso da Neanderthal. Sasso da Neanderthal, esatto, picchiare sulle catasta di legno per avere 7 pezzi di legno a botta. Cosa succede praticamente? A botta. Non pensate male a botta, ok, non pensate male. Io cosa penso succede? Male, mister. Se invece andiamo su un albero, per ogni botta che noi daremo, prenderemo soltanto un pezzo di legno, vedete, eccolo qua, c'è un po' di ritardo del server, però è un singolo pezzo di legno, per cui le cataste sono molto più utili. Tra l'altro, visto che c'è anche la pietra, fatto bene a dirlo, lo sai che non lo sapevo. Hai fatto bene a dirlo, lo sai. Quindi ragazzi, non consumate molta energia, prendete le cataste molto meglio. Questo qua cos'è? Questo... No, questa è pietra, qua andremo a prendere dei pezzi di pietra, dei pezzi metal ore, che praticamente è ferro, e c'è anche sulfur ore, che praticamente è lo zolfo, servirà eventualmente più avanti per la polvere da sparo, perché potremmo, ragazzi, costruire è vero. Armi da fuoco, proiettili e quant'altro. Ma per adesso pensiamo a sopravvivere, sì, assolutamente sì, hai ragione, però pensiamo a sopravvivere, adesso dobbiamo trovare del cibo, ragazzi, il cibo veloce. Io sono a 680, tu come sei messo? Io sono messo molto male. 1005. Io ho la metà di te, io fra poco inizierò a perdere sangue, vita e via discorrendo. Quindi dobbiamo trovare, l'unica cosa che possiamo ammazzare con questa cazzo di pietra è un fottuto maialino indifeso. Non di certo gli orsi. Non di certo gli orsi, non ci provate neanche, perché secondo me vi butta giù subito, e quindi dobbiamo trovare un maialino. Miseria, perché qua ci sono lupi, c'è un cervo. Ecco, queste sarà possibile semmai cacciarli quando avremo la possibilità di costruire un arco. Vero, eventualmente, sì. Che tra parentesi, anche il buon Mujahideen mi conferma che è un'arma eccezionale. Sì, per adesso secondo me è l'arma più potente del gioco, anche se il sistema di mira non c'è praticamente, te ne devi andare a occhio, però è molto molto potente, addirittura due frecce e puoi uccidere un lupo, insomma tre frecce se non sbaglio, no forse quattro frecce un orso, e cioè, l'orso esatto. È uno degli animali con la resistenza maggiore, insomma. Ma non c'è nessun maledetto maiale possibile? Io nel frattempo ti ho perso di vista, Mr. Darling. No, guarda, ti ho visto passare, sono praticamente davanti a... C'è un cervo, ma volete vedere? È inutile. Eccoli, un porco, un maiale fottuto. L'ho trovato, Mr. Darling, che è qui. Mi dispiace per te, fottuta scrofa di merda. Non corre, dove cazzo corri? Dobbiamo mangiare, abbiamo fame, io e il mio amico Mr. Darling. Sono qui, bastardo di una scrofa. Muori, non muore con questo sasso, non riesco nemmeno a uccidere un cazzo di maiale di merda. Eccolo, è morto, dove certo sei? Correre dietro alle scrofe con le pietre non allora, adesso vedete, lo picchio su e mi dà mano a mano due cose randomiche, carne di animale e varie cose. Questo perché è importantissimo, specialmente anche nell'ambito PvP, la prima cosa da fare è trovarsi del cibo, altrimenti non si va da nessuna parte, ragazzi, non riusciamo a affrontare nemmeno la notte. Ovviamente la carne che ricaveremo da questi animali, non provate assolutamente a mangiarla senza cuocerla, perché inizierete a vomitare, cala la vita, insomma è tutto radioattivo. Esatto, state male. Questa è quella carne, esatto. E tra l'altro è bellissimo perché ho ucciso un maiale e mi dice che carne di gallina. Bene. Cioè, vabbè, era una gallina travestita. È una gallina travestita da porco. Va bene, io non ti vedo più, questo mi preoccupa molto. Sono dentro all'hangar, ho trovato delle casse. Bene, gli edifici contengono. Benissimo. Io direi ragazzi. Allora, dei pantaloni, che cos'è questa cosa? Blood Draw Kit, cioè è un kit per tirarti il sangue, ti fai le sacche di sangue, però lo tira da te stesso, insomma, ti diminuisce la vita se lo usi, è una figata. Vabbè, ho trovato dei pantaloni contro le radiazioni. Poi adesso farò vedere anche questo. Praticamente, vedete, quando gli equipaggi. Aspetta che arrivo. Ogni voglio vederlo, anche mi dito. Anche io voglio vederlo, aspetta. Me lo sono equipaggiato adesso. Ah, ok. Ogni darà praticamente degli effetti, come appunto una resistenza ai proiettili, una resistenza alle armi corpo a corpo, alle esplosioni, alle radiazioni e anche al freddo. Perché sì, ragazzi, dovete sapere che in questo gioco si può morire anche per assolutamente il freddo, soprattutto di notte. Sì, assolutamente sì. Infatti noi saremo costretti a costruire una... Sono io. Ho
Ho trovato Flare e Gunpowder. Ah, avevo capito un Flare, sono io. Flare, ok. Sono all'interno della... Ti vedo, sono qui. C'hai un pantalone verde cocozza qua, con la cinta, molto elegante. Molto bello, adesso dobbiamo trovare una borsetta con cui si abbini bene anche questi pantaloni. Ti lascio degli stivali, ecco qui, Red Sweet Boot. Ok, questi sono praticamente quello che stavi spiegando tu, no? Praticamente degli stivali che diciamo fanno da deterrente alle radiazioni, quindi molto molto buoni. Li equipaggiamo, posso metterli? Certo, devi, okay. Assolutamente. Ok, li abbiamo messi. Praticamente adesso avrò, io non si vedono i piedi, vabbè. Comunque avrò delle scarpe. Mio Dio, sono sembrano dei sacchetti della spazzatura praticamente legati ai piedi. Ascolta, Mr. Derek, tu sei letteralmente scalzo, sembri veramente un profugo arrivato a veramente dei barboni. Cioè dei barboni di merda. Allora, senti, io sono messo male, sono il food rosso e sono mi dice hungry, cioè sono affamato. Allora, assolutamente. Guarda, troviamo un posto sicuro dove fare un focolare. Io direi, sì. Troviamo un posto in mezzo a queste rocce. Andiamo in mezzo a queste rocce qui, ci creiamo un focolare e facciamo qualcosa da mangiare. Sì, sì, perché io ho trovato il Porkins. Ecco qua, mettiamoci qui, non dovrebbe esserci nessuno. Voglio fare, quindi attiviamo il crafting. Praticamente la prima cosa che facciamo è il campfire. Come vedete ci vogliono 5 pezzi di legno, ne ho 155. Ma tu ce l'hai il legno, così lo fai anche tu, se no. Allora, il campfire praticamente ci vuole, a me chiede 5 di legno e basta. Ok, ce l'hai il legno, no? Certo. Ok, allora 207. Va bene, era giusto per farlo vedere a tutti, insomma, come quindi andava. Si può craftare? Per craftarlo poi passano n secondi, questo cambia da server a server, ci sono alcuni che lo fanno immediatamente e non mi piace, devo dire, e altri diciamo che fanno aspettare un tempo di 10-20 secondi, massimo un minuto per crearlo. Lo fai tu o lo faccio io? No, l'ho fatto io un attimino. Okay, perfetto, mettiamolo perfetto. Giù a terra, qui vedete, lo potete posizionare dove vi pare, lo mettiamo qui, eccolo qui. Una volta che l'abbiamo messo a terra, possiamo praticamente interagire premendo il tasto E. Abbiamo la possibilità di aprire questo fuoco e voglio prima cosa splittare, dividere questo cibo e iniziare subito a cucinare. Mettiamo anche questo. Esatto, all'interno vedrete praticamente premendo che il tasto E. Esatto, acceso. Via. E quindi allora, stiamo cucinando adesso, ragazzi, stiamo cucinando queste bistecche, queste fette di carne, perché io altrimenti sarei già morto. Guardate il mio indicatore, 491, ragazzi, di cibo in rosso, quindi sono affamato praticamente. Vedete anche che oltretutto, se noi ci avviciniamo al fuoco premendo il tasto E una volta, si accende e si spegne il fuoco. Tenendo premuto invece il tasto E, aspetta che adesso non me lo fa fare, sono troppo vicino probabilmente. No, non so il perché. Eccolo qua. No, perché stai usandolo tu adesso. Ah, scusami. Ok, vai. Tenendo premuto il tasto E, invece compaiono appunto le opzioni per spegnerlo o per aprirlo. Aprendolo, noi possiamo vedere quello che appunto possiamo mettere dentro. La legna bruciata creerà anche il carbone, che serve appunto per il crafting di altre cose. Sì, e pian pianino si cucineranno questa carne che adesso benissimo. Aspetteremo, basta solo un discorso di aspettare. Sì. Come vedete, tra l'altro, stando anche vicino al fuoco, sulla destra, in basso, sopra la nostra vita, comparirà anche un segnalino di comfort. Questo è l'ideale, soprattutto quando arriverà la notte, che inizierà a arrivare il freddo. Sì. Ci riscaldiamo, perché altrimenti, anche con i pochi indumenti che ci ritroviamo, ricordo io solo delle scarpe, mentre tu sono un pantalone, diciamo siamo soggetti al freddo, e questo il freddo ti indebolisce, ti può tirare via la vita, ti fa bruciare calorie, quindi il cibo cala più velocemente, tutta una serie di conseguenze pressoché più o meno realistiche, quindi molto molto divertenti, molto molto divertenti, ragazzi. Vediamo un attimino se... Allora, io prendo già due pezzi di carne, il resto te lo lascio, che così ce ne sono già comunque dei altri pezzi di carne, per cui... Va bene, quindi apriamo il focolare. Come vedete si è iniziato a venire fuori la roba cotta, quindi perfetto, direi. Questa roba la possiamo mangiare, la ingeriamo, guardate il nostro indicatore 471, se premiamo il tasto 4 lo mangiamo, ecco, 971, vedete, sta iniziando a mangiare, ok, perfetto. Ecco, poi per mangiarlo voi potete decidere se metterlo sulla barra, diciamo, delle azioni veloci, cliccando il numero corrispondente lo mangiate, oppure tenendolo nell'inventario, premete il tasto destro e c'è la possibilità appunto di... Okay. Mangiarlo. Io ti ho lasciato tre, io credo ne ho prese tre, ne ho lasciate tre in modo. Adesso, come vedete, il nostro cibo è salito a 1469, il che ci darà ancora altro tempo per fare altre cose. Se prendi via il cibo è tutto a posto, sì, no? L'ho fatto. Ok, fatto, togliamo subito la legna, possiamo spegnerlo
Ecco, e sì, prendiamo. Beh, non puoi anche lasciarla lì la legna, basta solo spegnerlo. No, ma io sono un accattone, la prendo e me la porto dietro. Cioè, non la... Ah, no, ma c'era ancora. C'era ancora un altro pezzo. C'era ancora cibo, sì, sì. C'era ancora cibo. Quindi. Allora, io direi che adesso dovremmo andare in giro anche comunque per cercare altre risorse. Perché assolutamente importantissimo il legno, importantissimo la pietra. Dove sei finito? Non ti vedo più, amico mio. Allora, sto andando in direzione dei silos. Scusami, ah, ok, ti ho visto, eccovi. Via. Okay. Ok, quindi adesso per adesso abbiamo mangiato. Sta calando già la notte, quasi, eh. Il sole è sta quasi tramontando. Sì. Quindi qua sono veramente. Cavoli amari. Abbiamo 5 di stone. Allora, aspetta, forse riesco a craftare una delle prime armi importantissime del gioco. Che sarebbe là c'è un altro porco, la stone, come bene. Vedete, bene, la stone d'accetta di pietra, insomma, proprio da veramente da primitivo, astrolopitico mi viene in mente. Quindi la craftiamo subito. Richiede 5 pezzi di stone, pietra, di pietra che a me mancano. E del wood, praticamente del legno. Come vedete, lo sta craftando. Vedrete che con quest'arma riusciremo a tagliare legno, a uccidere animali molto più velocemente. Questa è una delle prime armi, diciamo, base proprio, perché quel sasso non si può proprio vedere, è veramente esatto. Lentissimo. Tra l'altro, avvicinandosi comunque a quei silos, a quelle cose, ecco. aumenta le radiazioni. Infatti, okay. Guardate, io ho un valore adesso di 44, sì. Stando distante. Eccolo il maiale, lo ammazziamo. Vai. Vado io perché c'ho. Sì. Lo ammazzo io semplicemente perché c'ho l'ascensore qua. Oh, fermo. Cleopatra, fermati. Cleopatra, su, buona. Dai, no, buona. Questa è proprio una stronza. Dai, devi morire, mi dispiace. Morte tua, vita mia. Io e Mr. Dell dobbiamo sopravvivere. Siamo affamati. Ho trovato l'altro coso per il prelievo del santo. Adesso vado qua dove c'è il silos velocemente prima che le radiazioni mi vengano. Eh sì, stai attento alle radiazioni. A rompere i coglioni. Esatto. Faccio velocemente, spero di trovare qualche cosa. Ok, io il porco l'ho fatto fritto qua al momento. Io ho trovato una cassa, aspetta, vediamo. Benissimo. Cosa trovo. Come vedete, molto importante, io sto lavorando, dei pezzi di ferro. Ci siamo divisi senza dirlo i compiti, in un gruppo è molto importante. Io sto provvedendo al cibo e al recupero del legno, mentre Mr. Derek sta esplorando, quindi porterà probabilmente molte belle novità e prendendo materiali, insomma, minerali, quello che trova. Ci sei, sta quasi calando la notte. Sì, allora, adesso sono a livelli anche un po' troppo alti forse di radiazione. Eccoci, perché sono sui 200 e qualcosa. Guardate gli effetti di luce, devo dire, ragazzi, io veramente, tanto di cappello. Bellissimi. Veramente molto belli, molto. Stanno facendo un ottimo lavoro, quindi speriamo continuano su questa strada perché va bene. Allora, ma a quanto siamo, Mr. Derlick? Dunque, io qui ho trovato del ferro e della polvere da sparo. Tra l'altro ho trovato un altro marchingegno per la prelievo del sangue, che eventualmente ottimo. Te lo passerò, nonostante non sappia bene cosa serva, ma sì. I prelievi, ma comunque. Ma non lo so, pure a me è inquietante sta cosa, va. Vabbè. Allora, io vorrei cercare, prima di andare a dormire, creandoci magari un paio di capannette, sì. Vorrei trovare dell'altro legname e dell'altra pietra, perché io non ho ancora la possibilità di fare l'accetta di legno, okay. Nemmeno l'accetta di legno. No, ma se ce l'ho io te le do io. Allora, vediamo. No, non ce l'ho adesso. Stone, dobbiamo trovare qualcosa. Dobbiamo trovare qualcosa. Purtroppo la questione è questa. Mentre spieghiamo, non è che possiamo fare tutto. Oh cazzo, un orso! Oh merda! Miseria. Via! Questa è Clarissa, è molto incazzata. Ce l'ha proprio con me. Non ti preoccupare, io cercherò di scappare. Attenzione, perché è grossissimo. Purtroppo soprattutto con l'accetta No, non riesco a fargli niente. Con l'accetta non gli fai assolutamente niente. Speravo di trovare da sta queste parti. Sta diventando buio. Non mi piace questa cosa. Sta diventando buio. Eh sì, dovremmo. Qui c'è una casa nel frattempo. Oh, ci sono delle cose qua. Se no potremmo andarci. Oh, altri stivali. Bene, te li do a te dopo. Potremmo e questo andarci, cos'è? Metal Frags. Bene. Potremmo oh merda, è arrivata ancora. Cioè non molla sta, cioè mi rompe proprio i coglioni. Sta ancora dietro di me. Dove vuoi rifugiarci? In quella nella casupola che abbiamo vicino dove ci eravamo trovati prima. Io sì, direi. Io potremmo... io credo sia un'ottima idea. Porto con lì. Ti dispiace se porto con me un orso incazzato? Ecco, magari lo seminassi. Vabbè, io ci sto provando. Però forse ho trovato anche degli stivali. Ehi, aspetta, un momento forse... mi era forse, vedere... forse ho trovato della roccia per te. Vediamo se riesco a trovarne 5 di rischio il culo per via dell'orso, ma ti porterò della roccia a casa.
Tra l'altro, Mr. Derlick, dobbiamo interrompere dopo la registrazione perché col buio non viene veramente un emerito cazzo. No, infatti. Perché pillole contro le radiazioni. Bene. Pillole contraccettive sono sempre buone. Contraccettive, esatto. Esatto. Allora, io mi dirigo verso quella casa okay, là. Ok, due di pietra, che... vediamo un po' se riesco a darti qualcosa di utile. Magari costruisco. Quattro, ne manca una, ne manca una, maledizione. Ma ce le ho. Ok, perfetto, torno in volata da te. Arrivato lì, accendiamo il fuoco e io direi poi possiamo finire questa prima puntata che come prima giornata è stata già bella dura, devo dire. Cioè ci siamo dati da fare assolutamente, sperando che non ci ammazzino. Ah, una cosa importante. Molti server sono PvP e troverete anche Sleep. Che cosa significa questa cosa? Che questo è il mondo è persistente, nel senso se io sloggassi in questo momento, praticamente cosa succede? Io con il mio inventario e tutte le cose rimaniamo addormentati seduta stante sul punto esatto. dove ci troviamo. Il che vi rende delle appetibili prede, diciamo così, di animali o di malintenzionati altri player. Sei tu dentro, vero? Sei tu sì. dentro, vero? Okay. Adesso sto mettendo il campfire. Ok, chiudiamo la porta. E praticamente, quindi vi ammazzeranno, insomma. Quindi è preferibile sempre costruire una piccola casetta, un qualcosa per Allora, io ti do gli stivali, che sono bellissimi. No, guarda, ce li ho, li ho trovati. Ah, li hai trovati? Li ho trovati gli stivali, sì. Vabbè, sì. Che io peccato. Ho un po' di cose allora, mai da dare. Poi, io c'ho le pietre che puoi fare subito l'accetta, qui, Stiamo buttando Benissimo. Roba a terra, scambiamo le cose. Questo drawble kit è inquietante, sto attrezzo che mi hai dato. Ma io cosa dovrei farci? Vediamo cos'è. 5. Allora, io premo il tasto 5. Ah! Cazzo! Ma no, ma che roba è? Che hai fatto? Mi ha tolto la vita praticamente. 75, ero a 100. Vediamo ancora se muoiono, spero di no. 5. No, possiamo craftare la stonaccia. Oh mamma! 50! No, ma non va bene. Però mi ha messo due buste. No, due buste di sangue. Sì, ma cosa sì. Probabilmente c'è la possibilità di... Cioè, ci sarà il rischio di perdere sangue, probabilmente. Probabilmente sì, ma... non mi piace, dico la verità. Non mi piace. Allora, io... Metto a cucinare altre cose nel frattempo perché ho ucciso altri animali nel frattempo facciamo guardate che bella dividete che ricordatevi di dividere sempre il cibo perché viene cotto più velocemente quindi di 4 va benissimo stiamo esatto, messo così poi dopo possiamo prenderci questa roba qua ok va bene e io direi per adesso di staccare qui il video perché altrimenti viene veramente eccessivamente lungo. Come prima puntata abbiamo visto un bel po' di cose. Speriamo di essere ancora in vita qui ragazzi. Con questo per adesso è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, Mr. Derlick e Mr. Derlick vi salutano ragazzi okay. e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi, in gamba, ciao, pollice ragazzi. In su, pollice in su voglio assolutamente. ciao